Oggi siamo a Falconara Marittima, all'Hotel Touring, dove ha luogo un convegno molto importante dal titolo Agri Bio Cons, con tre parole bellissime che riuniscono, diciamo, un po' tutto quello che è il risultato di un'importante ricerca durata 3 anni: agricoltura bioconservativa. Il progetto Agri Bio Cons è un progetto che nasce nel primo mese del 2019 con l'obiettivo di mitigare il cambiamento climatico e quindi la degradazione dei suoli marchigiani. Gli sviluppi sono stati molto importanti e significativi, sono stati infatti argomentati proprio oggi in questa occasione, perché hanno permesso di consolidare questo nuovo modello non sviluppato all'interno della Regione Marche e di sviluppare nuove tecniche e tecnologie utili a tutti gli agricoltori del territorio marchigiano. E quali risultati sono emersi da questo studio? I risultati emersi sono di vario tipo, sono di tipo tecnologico perché sono stati praticamente misurati tutti i parametri utili per l'erosione dei suoli, infatti è stato proprio sviluppato un nuovo prototipo che oramai è stato diffuso poi su alcuni terreni del progetto e risultati che hanno previsto anche il miglioramento della qualità dei suoli, infatti c'è stato un miglioramento importante, insomma, della qualità dei suoli, nonostante il periodo comunque del progetto è di 4 anni. Quindi c'è bisogno, no, di un maggiore approfondimento di questo e sicuramente l'agricoltore, questo è un risultato che può sembrare scontato ma invece è assai importante, si è avvicinato a questo nuovo modello agricolo bioconservativo con le giuste modalità e con il giusto interesse, cosa che comunque inizialmente non era affatto scontata. E siamo qui con Simone Tiberi, agronomo responsabile del progetto ARCA, a cui chiediamo che cos'è il progetto ARCA. Sì, il progetto ARCA è un progetto, appunto, l'ARCA è acronimo di Agricoltura per la Rigenerazione Controllata e l'Ambiente. Io sono un agronomo e mi occupo della parte agricola, quindi di come rigenerare l'ambiente. L'obiettivo di ARCA è quello di rigenerare l'ambiente attraverso il cibo e attraverso, appunto, tecniche di produzione del cibo rigenerative. Queste tecniche prevedono il rispetto dell'agricoltura biologica, applicare il principio della diversificazione culturale nello spazio e nel tempo, ridurre il disturbo al suolo con le lavorazioni, evitando quindi l'inversione degli strati, quindi effettuando minime lavorazioni, conservando il residuo colturale in superficie e mantenendo il suolo sempre coperto, appunto, per proteggerlo dall'erosione. Molto altro. Chiediamo qual è stato il contributo all'interno di questo progetto della Regione. La Regione comunque attraverso il suo programma di sviluppo rurale ha reso possibile il finanziamento del progetto AgriBioCons con l'attivazione della misura 16.1 che riguarda appunto i progetti innovativi e quindi questo è stato un primo contributo della Regione. Grazie però al progetto, successivamente nel nuovo periodo di programmazione, il nostro contributo sarà anche agli agricoltori che vorranno attivare le pratiche di minima lavorazione dei suoli e di utilizzo delle cover crop.